benvenuti ancora qui amici del web. Oggi partiamo da una domanda molto specifica di Giovanna, ma poi partiamo da lì per allargarla a un discorso un po' più generale e davvero importantissimo. La domanda è questa. Giovanna dice: viene sempre raccomandato di usare l'olio extravergine di oliva, che come sappiamo è molto salutare, fonte di grassi monoinsaturi, ma non molti poliinsaturi, perciò non sarebbe ancora meglio alternare l'olio d'oliva con degli oli di semi per avere anche i poliinsaturi, e se sì, in quale proporzione? Allora Giovanna, ti dico subito, la mia risposta a questa domanda è no, non hai bisogno di oli di semi, per cui vai tranquilla col tuo olio d'oliva. Non dimenticare che i lipidi nella nostra dieta arrivano da moltissimi alimenti diversi, per cui l'equilibrio dei lipidi nella dieta non lo puoi fare solo pensando all'olio, dicendo beh allora ho bisogno di monoinsaturi e poliinsaturi, ora faccio 2/3 olio d'oliva, 1/3 olio di semi. No, non è così che si fa. L'equilibrio dei lipidi si fa con l'intera dieta. E allora adesso, carissima Giovanni e carissimi tutti, ascoltatemi attentamente che vi sistemo io l'equilibrio dei lipidi nella dieta in generale. Ok, innanzitutto, quando parliamo di lipidi o grassi, che è la stessa cosa, dobbiamo sempre ricordare due parametri, la quantità e la qualità. La quantità totale di lipidi nella dieta la misuriamo in genere come percentuale sul totale dell'energia, ma non è un parametro rigido nell'equilibrio dell'alimentazione, nel senso che non è così importante quanti grassi mangio in totale. La maggior parte dei nutrizionisti è d'accordo nel dire che qualunque apporto compreso tra il 10% dell'energia totale e il 40% dell'energia totale da lipidi è adeguato, il che significa, ad esempio, su una dieta di 2000 kcal tra le 200 e le 800 da lipidi, dividiamo per 9 kcal al grammo, ci viene tra 20 e 90 grammi di lipidi al giorno, quindi variabili. Molto più importante della quantità assoluta invece la loro qualità, cioè quale tipo di lipidi andiamo a prendere. E la prima distinzione che dobbiamo fare è tra saturi, monoinsaturi e poliinsaturi, perché a seconda delle loro diverse strutture chimiche, grassi diversi hanno effetti molto diversi sulla nostra salute. Cominciamo dai saturi, che in genere sono quelli che ci piacciono meno perché sono più aterogenici, quelli cioè che se in eccesso ci mettono più a rischio di aterosclerosi e malattie cardiovascolari. Le linee guida ci dicono che meno del 7% dell'energia totale dovrebbe arrivare dai saturi, cioè meno di 15 grammi al giorno. I grassi saturi sono quelli che troviamo principalmente negli alimenti animali, però attenzione, non tutti sono ugualmente eterogenici. Gli acidi grassi saturi delle uova sono per lo più innocenti, perché in prevalenza stearico. Il latte comincia ad avere qualche saturo che ci piace un po' di meno, per cui se ne beviamo molto vogliamo sicuramente andare per quello almeno parzialmente scremato. I derivati, ed in particolare il burro e i formaggi, ovviamente dobbiamo starci ancora più attenti, perché questi qui i grassi saturi li concentrano avendo meno acqua. Le carni in generale hanno grassi saturi ancora meno favorevoli, per cui preferiamo le carni magre e saremo particolarmente moderati con la carne rossa. Il pesce invece è un discorso un po' a parte, perché lui ha anche lui grassi saturi, ma anche una percentuale significativa di poliinsaturi, purché un tipo di grasso che ci piace molto di più, come vedremo fra un minuto. Prima di lasciare i saturi però dobbiamo ancora dire una cosa: anche alcuni vegetali sono ricchi di grassi saturi, in particolare penso ai cosiddetti grassi tropicali, l'olio di palma, di palmisto e di cocco, che sono non solo in prevalenza saturi ma anche con gli acidi grassi più aterogenici, quindi più pericolosi, per cui facciamo molta attenzione. Nessuno usa questi grassi in casa, ma sono estremamente diffusi in industria alimentare, per cui leggiamo sempre molto attentamente le etichette dei prodotti e la lista degli ingredienti. Se negli ingredienti della merendina, del biscotto, della salsa, della crema ci troviamo uno di questi grassi tropicali, meglio se lo lasciamo lì sullo scaffale. Passiamo ai monoinsaturi, e qui c'è un grasso che è l'acido oleico, che è uno dei nostri alleati più formidabili. Lui migliora la colesterolemia, promuove la salute cardiovascolare, per cui vogliamo assolutamente non farcelo mancare. Dove lo troviamo? Beh, lo troviamo in diversi alimenti vegetali, ce ne sono alcuni particolarmente ricchi come le olive, l'avocado, le noci di macadamia e le arachidi, ma la nostra fonte più sicura e versatile è sicuramente l'olio d'oliva. Tutti gli studi epidemiologici hanno sempre associato l'uso di olio d'oliva con i maggiori benefici preventivi sulla nostra salute, non solo rispetto al burro ma anche rispetto agli altri oli vegetali come gli oli di semi. Fra gli oli anche quello che meglio si conserva e meno composti tossici genera alle temperature di cottura, per ragioni che abbiamo già spiegato in un precedente podcast. Ovviamente il modo migliore per giovarsi dei suoi benefici è comunque quello di consumarlo crudo, per condire le nostre verdure crude, oppure qualunque altro piatto, ma solo dopo che la cottura è terminata. Il filo di olio che usiamo per far soffriggere la cipolla, quello è l'acido oleico, se ne va il creatore, anzi sarebbe meglio evitare proprio di usare l'olio in questo modo. Olio d'oliva dunque, primo classificato rispetto a tutti gli altri oli, ecco perché Giovanna io ti raccomando come olio di usare solo quello, ma tu mi dici beh ma allora i poliinsaturi dove li vado a prendere?
E allora veniamo ai grassi poliinsaturi, anche loro hanno importantissime funzioni metaboliche e protettive, sarebbe gravissimo farceli mancare, anzi due di essi, l'acido linoleico e l'acido alfa-linolenico, sono considerati essenziali perché non ce li possiamo fabbricare noi e per cui dobbiamo assolutamente recuperarli dalla dieta. Attenzione però, i grassi poliinsaturi che sono nutrizionalmente utili appartengono a due distinte famiglie, quelli della serie che chiamiamo omega 6 a cui appartiene il linoleico e quelli della serie omega 3 a cui appartiene l'alfa linolenico. Questa distinzione è importante perché i grassi di queste due famiglie hanno funzioni diverse, importantissime e che si bilanciano a vicenda, per cui li vogliamo a tutte e due e in una proporzione adeguata, perché se abbiamo troppi omega 6 rispetto agli omega 3 oppure troppi omega 3 rispetto agli omega 6 stiamo mettendo i bastoni fra le ruote al nostro metabolismo per una complessa serie di ragioni nelle quali adesso non ci addentriamo. Allora, dove li troviamo? L'acido linoleico omega 6 non è un problema perché è abbastanza diffuso, ma lo troviamo soprattutto nella frutta secca e nei semi oleosi e negli oli di semi in genere, come ad esempio l'olio di girasole. E questo è il punto di Giovanna, che dice: vedi, non è la stessa roba, l'olio d'oliva mi fa bene perché c'è l'oleico, ma io voglio anche un po' di omega 6 che si trovano in quello di semi, per cui non faccio meglio a fare un po' e un po'? E la mia risposta è ancora no, principalmente perché questi oli hanno un grande problema di conservazione. Più i grassi sono insaturi, meno facilmente si conservano e più facilmente si ossidano e diventano rancidi, tanto più se non li conserviamo in un posto che sia perfettamente fresco, asciutto, al riparo da fonti di luce e di calore, che è detto fra noi la cucina in genere non è. Ora, quando un grasso diventa ossidato, non solo perde tutti i suoi benefici, ma diventa anzi pericoloso perché aumenta lo stress ossidativo del nostro organismo, danneggia le membrane e promuove tutta una serie di malattie. Per cui molto facilmente i nostri oli di semi rischiano di trasformarsi da benefici oli ricchi in omega 6 in pericolosi fonti di grassi ossidati. Per come la vedo io, meglio lasciarli stare e usare solo l'olio d'oliva. La nostra soluzione per gli omega 6 è da quest'altra parte: frutta secca e semi oleosi. Si conservano molto meglio, ovviamente anche loro vanno tenuti al fresco e non esposti alla luce, e in più hanno fibra alimentare e arginina, per cui sono estremamente salutari e cardioprotettivi. Il mio consiglio è comprarne un po': semi di girasole, semi di zucca, noci, nocciole, arachidi, mandorle, pistacchi, anacardi, pecan, così abbiamo un po' di varietà, li mischiamo e li usiamo come snack. Una manciata al giorno ed ecco la nostra fonte di omega 6, non di più però perché sono energeticamente densi, per cui comunque vanno contati come apporto calorico. Siccome è facile esagerare perché una tira l'altra, io consiglio di fare direttamente piccole porzioni da 20-30 grammi, così ne prendiamo uno ogni volta e quella è. E poi va da sé, non prendetemi quelli salati da aperitivo, la parola d'ordine è non tostati e non salati. Bene, passiamo per finire ai nostri omega 3, perché sappiamo che adesso che abbiamo i nostri omega 6 dobbiamo bilanciarli con un'adeguata proporzione di omega 3. Allora, l'alfa linolenico lo troviamo essenzialmente in due alimenti, i semi di lino e le noci. Ovviamente c'è anche l'olio di semi di lino, ma per carità lasciamolo stare perché essendo ancora più insaturo diventa rancido solo a guardarlo. Stessa cosa per la farina di semi di lino, io non mi fiderei, irrancidisce troppo facilmente. Le noci le abbiamo già messe nel mix di prima, per cui va bene, i semi di lino li teniamo in un barattolo chiuso e una o due volte alla settimana li aggiungiamo all'insalato o in una minestra, ma solo dopo la fine della cottura. E dove volete, sono semini abbastanza piccoli e versatili, ricordate solo che è sempre meglio evitare la cottura, li vogliamo mangiare crudi, e se volete massimizzare l'intake di omega 3 di semi di lino dovete masticarli bene a lungo, perché sennò la maggior parte passano completamente intatti, indisturbati nel tratto digerente e non ci tirate fuori granché. Ora, l'altra fonte importante di omega 3, lo dicevamo prima, è il pesce. Il pesce in generale, soprattutto i pesci più grassi come il pesce azzurro, sgombri, alici, sarde, sardine, poi il salmone e i crostacei, per cui 2-3 volte alla settimana, se mangiamo il pesce, completiamo il nostro apporto di omega 3 e siamo a posto. Attenzione però a tre cose. Primo, se il pesce non lo consumiamo crudo o marinato, la sua cottura deve essere delicata, idealmente al vapore, evitando estremi di temperatura per preservare questi grassi delicati. 2. Molti mi chiedono: posso mangiare il pesce in scatola? Certo, però stai attento al sale, perché se mi prendi le acciughe sotto sale non sono contento, il sale lo vogliamo limitare. E anche all'olio, il pesce è già grasso di suo e se intriso di olio sono troppi lipidi, troppe calorie, allora abituiamoci a preferire il pesce conservato in acqua e non in olio. Terzo, perché io dico 2-3 volte alla settimana e non di più, il pesce ha una grande limitazione ed è che bioaccumula mercurio, che è un metallo pesante ed è estremamente tossico, per cui se cominciamo a mangiarne troppo il mercurio rischia di diventare effettivamente un problema. E sempre per via del mercurio, ogni volta che consumiamo il pesce, anche una spruzzata di limone o sul pesce stesso o nell'acqua che beviamo, perché la vitamina C riduce un po'
l'assorbimento del mercurio. E se siamo vegetariani, nessun problema, prenderemo i nostri omega 3 mangiando un po' di più di noci e di semi di lino e siamo a posto. Ecco fatto, quindi riassumiamo velocemente le cose da fare. Grassi saturi, il meno possibile, le uova vanno bene, il latte meglio scremato, carni magre e niente grassi tropicali. Oleico monoinsaturo, usiamo regolarmente l'olio d'oliva e siamo a posto. Poliinsaturi omega 6, una manciata di frutta secca e semi oleosi al giorno. Poliinsaturi omega 3, noci, semi di lino e pesce 2-3 volte alla settimana. Ed ecco voi sistemato l'equilibrio dei lipidi nella dieta. È tutto chiaro? Very good!